stavo facendo il conto di quanti cristalli ci mancassero per finire il gioco. Poi ho realizzato che in realtà nei vari livelli si trovano misti. Perché se mancavano solamente quelli lì verdi, ne mancavano 7, quindi 2 livelli circa. Però poi sono combinati e di conseguenza non ha senso. Secondo me mancheranno 5, 6 livelli? Non lo so, scopriamolo. Beh, mentre la tua famiglia era impegnata a vagare nella strana terra sotto il ghiaccio, lo zio Sid, esatto, dovevano anche trovare del cibo per la tua mamma. Fare la mamma fa venire fame. Soprattutto se sei un mammut. In ogni caso, piccola pesca, papà e zio Diego sono andati a cercare il cibo per la mamma. Purtroppo, qualcos'altro ha trovato loro per primo. Stavano per diventare loro il cibo. Buck! Beh, direi proprio che è l'unica cosa che li terrà in vita. Cosa? Se avessi dato retta a tutti i miei presentimenti! Ah, aiuto! Vuoi che li aiuti io? Ah, sì. Capisco, tu sei in vacanza. Beh, ok, allora. Direi proprio che tocca a te. Mi sa che questo e forse anche il prossimo toccano solamente a lui. Allora, c'è il negozio qui vicino, non mi sembra. No, eccolo, pensavo che era la nostra statua. Forza, fatti avanti. Allora, cristallo blu, cristallo giallo e cristallo viola. Sai come potrei fare il conto per sapere quanti livelli ci mancano? Basta togliere 3 cristalli per ogni livello e contare quanti effettivamente ce ne manchino. Allora, ovviamente l'unica cosa utile è comprarci i cristalli. E a questo giro questo costa 5,50. Solo il meglio e per questo i clienti di Tony lo svelto. 4,50, quindi hai una missione da compiere, vero? Dobbiamo prenderne altri 450 di nuovo. Ma sti cosi con gli occhi? Immaginavo che sparassero. Calmo. 3 colpi di sparo? Un po' troppo. Qui ci sono delle mele. Grazie. Ecco qua. Siamo già a più di un terzo della nostra ricerca. Guarda, lo immaginavo che queste erano i rampicanti per saltare. Porca miseria. Prima però, già che ci siamo, prendiamo tutto il necessario. Grazie. Bastardo, io che volevo prenderti dall'alto. È riuscito a fregarmi. Ed ecco qua, 350 ciliegie per noi. Appena riesco a rompere questo, per noi, dicevo. Ma tu non muori? Oh, fantastico. Con le frustate normali non muore. Ottimo, buono da sapere. Oi. Salta. Ecco qua, grazie. Corri, corri, corri prima che spariscano. Ecco qua, dammela. Prima che spariscano. Ed ecco qua, un sacco di soldi. Questa... no, eh? Vabbè, ci ho voluto tentare. Dunque, già che siamo qui, spendiamo anche questi ultimi soldi. E dammi anche l'ultimo cristallo. Ok. Facile, facile. Vediamo come si apre questo. Fa il doppio salto sulla roccia in bilico. Ok, ok. È un muro temporaneo, in pratica. Ok, bello. Oh, comunque, Buck, dai che ci dà, eh. Piante carnivore. Quella sembra uscita direttamente da Super Mario. Questa, meglio ucciderla prima di avvicinarci. Ecco qua, grazie. Allora, mi sa che da questa parte troveremo un cristallo. Anche se in realtà non ne sono sicuro, ma ci spero. Eccolo, infatti. Calmo. Non prendere queste curve troppo larghe, più del dovuto. Grazie della pera e... ecco qua il cristallo. E siamo a... il primo di 3. Come al solito, ma volevo solo controllare. Altre piante che sparano. Ecco qua, ecco di questo. Oh, visto che tanto il gioco ci riempie di ste bombe, tanto vale usarle, no? Preso. Intanto queste bombe sono one hit kill, quindi... però per qualche arcano motivo non mi... non mi prende. Forse perché siamo troppo vicini? No, in realtà no. Ecco di questo. E se vi state chiedendo perché non ho preso gli altri, era appunto per finire di sprecarli.
Ecco qua, così abbiamo di nuovo il full. Grazie della fragola e grazie. Se anche le piante se la prendono con te, significa che non sei molto popolare. O che comunque sei buono da mangiare. Ok, salta sulla parete, corre sulla parete. Ok, Prince of Persia. Sì, direi proprio Prince of Persia. Facciamo sempre attenzione alle zone in alto. Non sia mai che ci perdiamo un cristallo, che fino adesso non ne abbiamo perso neanche uno. Cerchiamo di mantenere questa streak. Mi sa che l'albero è l'unico modo per entrare nell'albero, eh? Scalarlo? No? Non è un modo tranquillo e sicuro per arrivare sopra? Dammi le mele. Ehi, le mele. Gracias. Vediamo, c'è qualche oggetto cristalloso che possiamo prendere? Non mi sembra. Di nuovo la nostra statua, che cosa ci dirà? Che significa che non riuscirò mai a entrare in quell'albero? Ah, ma certo, c'è una pianta lì vicino che mi sarà utile. Mi sembra una soluzione utile. Allora, venite qua, forza bestie. Ui, sto scatto incredibile. In avanti. Mi ha colto palesemente di sorpresa. Madonna mia. L'attacco in salto, best attacco assoluto. Best attacco in assoluto. Vai. Puntali. E colpiscili. No, quello l'hai mancato. Ecco qua. Finché possiamo fare il doppio salto, possiamo stare tranquilli. Oh, non ho più proiettili io. Ne ho solamente 3. Fine? Fine. Lo avevo capito perché era rimasto da solo. Non sono nemmeno sudato. Ah, vuoi vedere che... Aspetta, allora, voglio fare un tentativo. Fino ad ora abbiamo trovato solamente i lici in giro, ma voglio vedere se tenendo questo qua di zucca i proiettili si trasformano sostanzialmente nel proiettile che abbiamo equipaggiato. Vediamo se ho ragione a pensarla così. Salta, no. Perché la telecamera fa schifo? Dall'altra parte, perfetto, finalmente ci sei riuscito. Bravo, complimenti. Prendiamo le mele. Grazie. Ecco qua. E prendiamo anche questo. Ho gli strumenti e le capacità. Uno spruzzo deve essere usato per spruzzare diversi liquidi. Ok, quindi questo immagino non sia accumulabile. No, invece sì. Le pozze di liquido per rifornire la pianta a spruzzo. Ma finisce? Ok. Tu che hai da dire? Direi che abbiamo qualche problema di siccità. Quelle foglie hanno davvero un'aria slavata. Mi sembra giusto. Ma è una pistola d'acqua. Aspetta. Shortcut quello. Ma posso sparare anche i fiori? No? Ok. Ci arrivo, dici? Ci sarei arrivato se non fossi caduto. D'accordo, facciamo le cose come si deve. Questa crolla dopo un po'? No, perfetto. Calmati, calmati, bello. Dicevamo, eccoci qua. Oh, finalmente. Ma la pistola d'acqua, posso usarla anche sui nemici, dici? Direi proprio di no. O almeno l'acqua, forse no. Ecco qua. Ma aspetta un attimo, fammi vedere. Sai che un po' ci ho sperato? Ci dava magari un potenziamento o qualche soldo in più. Vabbè, intanto facciamo la cosa che il gioco vuole, ovvero annaffiare le piante. C'era per caso qualche altra pianta? No, da questa parte sembrerebbe di no, quindi sbrighiamoci perché mi sa che le piante dopo un po' tornano a essere... No, salta. Dove vai? Salta da questa parte. Tornano a essere secche, dicevo. Ecco. Eccoci qua. Sali in cima all'albero. Ci mancano altri 2 cristalli però. Ecco, fatto, grazie delle mele. Che hai da dirmi tu? L'acqua può lavare via ogni problema. Bene, me lo ricorderò. Tipo pozze di cose che non dovremmo toccare. Allora, cosa ci prendiamo? Io prenderei questo qua dei lici, perché alla fine i lici sono esplosivi e colpiscono e uccidono con un colpo. Questo qua spruzza acqua. Non mi sembra granché. Però mai giudicare un oggetto solo per il suo primo utilizzo. Vai.
Ai. Eccoci arrivati. Questa pure devo lavarla? No, questo qui è solamente... Ok. La corsa sul muro. Che per fortuna lui correndo sul muro non cade. Beccati questo e beccati questo. Dammi ancora un po' di acqua. E proseguiamo con attenzione a non cadere. C'è qualcosa da queste parti che non vedo. Cristalli forse? Non mi sembra. Quindi beccati l'acqua. Che tra l'altro, come facciamo a togliere delle liane con uno spruzzino d'acqua? Vabbè, dettagli. Magari quest'acqua è magica, è miracolosa. Può evitare che ti prendi malattie strane, chi lo sa. Certo che siamo parecchio in alto. Sì, a questo giro sì. Cristallo. Oh, piano con sti lag. Oh, calmo, calmo, ok. Ecco qua, meno male. Uff. Dicevo, siamo al secondo cristallo, il che vuol dire che stiamo procedendo bene. Spero. Eccoci qua. Vai. Ok, questa crolla, quindi dobbiamo fare in fretta qua. Ho sbagliato il salto. Sono andato un po' contro il muro. C'è qualcosa qui? Non mi sembra, non mi sembra. Se io faccio qualcosa con questo, niente, va bene, non importa. E allora, corri, attenzione. Aspetta, no, ok, non c'era nulla. Per qualche arcana magia ho preso una ciliegia. Ah, ok, stavo dicendo, perché non si gira? Ecco, no, troppo. Eccomi qua. Oh, comunque, dai che ci dà lui. Aia. Salto troppo corto. Può arrampicarsi dove vuole, è veloce, è forte. Sa sopravvivere, cioè è un grande. Oh no, un nido di bestie. Ho portato il repellente per insetti. Che immagino troveremo in giro da queste parti, vero? Allora, calmo. Allora, iniziamo magari a lanciare. Vediamo. No? Devo... Devo uccidere le api o devo colpire lui? E allora facciamo la cosa più giusta da fare. Oh, ho finito i proiettili. Ok, fa danno? Sì, facciamo danno. Ma qua mi sa che dobbiamo distruggere uno alla volta, vero? Ok, ok, calmo, calmo, calmo. No, 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 posso colpire dove voglio. Perfetto. Ho finito i proiettili. Recharge. Reloading. Aspetta, aspetta. Cavolo. Se stiamo qua senza mirare non devo neanche muovermi, perché tanto spawnano proprio davanti a noi. Quindi ecco fatto. Così posso anche spammare. Modo più facile per vincere. Vedi tu, quando hai metodo puoi sempre vincere in queste situazioni. E visto che prima abbiamo preso il potenziamento dei lici, direi che per questo livello basta potenziamenti. Così abbiamo un po' di scorta di soldi per eventuali altri cristalli dopo. Fammi indovinare. No? Sparo? No? Prima raggancia... Ah, ok, va bene. E io che già tentavo. Sì, 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 fammi fare. No. Ecco fatto. Alla fine vedi che avevo ragione. C'erano le liane con cui ci dovevamo aggrappare. Solo che non ci eravamo ancora arrivati. Ecco qua, grazie. C'è qualcosa in giro? Non mi sembra, quindi... Eccoci arrivati. Allora, sicuramente dei potenziamenti. Mi sa che quello...
con lo spruzza liquidi. Sarà l'ultimo che prendiamo, visto che è più situazionale. E non credo che ci siano liquidi che possiamo usare contro i nemici. Forse, non lo so. E comunque c'è sempre un refill in giro. Quello dell'ICI, che è praticamente una bomba a mano. L'abbiamo già preso, molto utile. Abbiamo ancora un coso che spara che non conosciamo. Ok, speravo di sparare le api. E questo qui, che sicuramente è abbastanza utile. Ok, calmo. Spero che le api non siano un problema per noi. Vai dall'altra parte, cristallo. Dove lo troveremo? Eccolo. Trovato. Dovrò fare un bel salto. Mio Dio. Ok, meno male. Guarda, l'importante è aver preso il cristallo. Il resto è recuperabile, come ho sbagliato io. A momenti ci rimettevo i baffi. Ma no, dai. È tutto a posto a Ferragosto. Eccoci qua, dai, che probabilmente siamo anche vicini alla fine del livello, dicevo. Salta. Eccoci arrivati. Questo è miele. La situazione potrebbe farsi appiccicosa. Ah, ma una volta che abbiamo comunque il feel di qualcosa, vale per tutto. Fa vedere. Sesto suono. Proporrei un bel laghetto di linfa. Ah, è linfa. Vabbè, effettivamente viene da... un... come si chiama? No? Ci ho sperato un po'. Allora, calmi un attimo tutti. Tu vai giù. Attenzione. Dov'è il lici? Non ne ho. Vai a prenderli subito. Ok. Refill fatto. Dinosauro colpito. E anche la libellula, che è molto più difficile da bersagliare, visto quanto si muove. Allora, prenditelo. Prenditelo anche tu. Devo fare attenzione a questi. Se siamo troppo vicini è un problema anche per noi. Prendiamo i proiettili. Grazie. Appare qualcun altro? No, fine di livello. Oh, boss fight. Meglio non stargli dietro. Ok, ci ho voluto tentare. No, direi proprio di no. Dici che posso frustarlo? No. Ah già, è vero, quando siamo in mira non possiamo fare nulla. Allora, frustandolo facciamo un bel po' di danno, però mi sa che il modo più veloce per ucciderlo è questo. Ok, finito le bombe a mano. Eccoci qua. Spamma, 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 spamma. Scappa, 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 scappa. Bombe a mano, bombe a mano. Grazie. Allora, sai cosa? Facciamoci un attimo la scorta prima della fine di questa sezione. Ecco, fatto. Addio. Mac! Avete chiamato? Ha preso Manny e Diego. Una pianta che mangia carne. Forse è una questione di vendetta. Manny è il gattone o la cosa pelosa? Ah, non importa, li salverò entrambi. Beh, tanto sono tutti e due pelosi. Ma poi fanno fare sforzi a sta povera bestia pelosa. Beh, dai, siamo messi bene.